Si chiamano TEA. Sono le tecniche di evoluzione assistita che si candidano per l'agricoltura del futuro con l'obiettivo di indurre colture resistenti anche in caso di cambiamenti climatici violenti. Noi siamo assolutamente convinti che il momento storico è tale per cui non possiamo più fare a meno di queste nuove tecnologie che potranno dare una prospettiva, un futuro a tutta l'agricoltura, alla zootecnia italiana, per far combaciare la possibilità di produrre i nostri eccezionali prodotti, la tipicità, con le nuove tecniche. Dall'Europa c'è un'apertura per la sperimentazione in campo, ma a che punto siamo? Forse ci siamo, è sul forse che ci stiamo confrontando e ci confronteremo questa sera. Sicuramente la Regione Lombardia ha avuto uno sprint rispetto alle altre regioni d'Italia nel pronunciarsi ancora l'anno scorso con una moratoria o comunque con una mozione della Giunta dove raccontava e chiedeva la possibilità di poter sperimentare nelle aziende di Regione Lombardia, nelle aziende sperimentali di Regione Lombardia, queste nuove tecnologie che aumentano la nostra capacità produttiva, proteggono quella che è la biodiversità tanto decantata e tanto stimolata non solo dai nostri consumatori ma anche dai nostri produttori, e quindi siamo a confrontarci con la politica, con i tecnici, con gli scienziati per cercare di far sì che queste tecniche che finalmente avranno luce fra alcuni anni possano essere utilizzate dagli agricoltori. Bisognerà quindi attendere i prossimi mesi per avere qualche informazione più certa. È proprio dei prossimi mesi, perché in effetti col decreto siccità hanno previsto di permettere la sperimentazione in campo, che è una assoluta novità sugli organismi geneticamente modificati, fino al 31 dicembre 2024. Purtroppo per avere un pool di dati assolutamente soddisfacente ne servirebbero almeno 3 o 4, quindi si spera che al termine di questa finestra applicativa diano ulteriori permessi. È in discussione una proposta a livello europeo che potrebbe aprire nuovi orizzonti anche per la coltivazione. Questo però dovremo aspettare ancora, perché è solo una proposta, dovremo vedere se passerà a livello eurocomunitario ancora prima che italiano. Confagricoltura dal canto suo ha sempre chiesto apertura in questo senso per un motivo. Sì, Confagricoltura ha sempre chiesto soprattutto apertura a ciò che la scienza ci metteva a disposizione, perché abbiamo molte sfide molto serie a cui dobbiamo rispondere. Ci serve ogni strumento che l'innovazione mette a disposizione. Le TEA sono uno strumento efficace, relativamente economico, molto preciso e possono dare delle interessanti risposte alle sfide che i cambiamenti climatici ci mettono davanti, ma anche alle esigenze di una sempre crescente sostenibilità ambientale. Poter produrre di più, meglio, con meno risorse, meno utilizzo di input, è una cosa che le TEA possono aiutare a raggiungere.